Impianto di selezione Pasquinelli, si celebra la giornata della terra, si doveva celebrare il 22 aprile, poi le condizioni meteo avverse hanno imposto questo slittamento. Un momento importante perché sono coinvolti i bambini, i piccoli studenti della scuola dell'Edda, e in una città come Taranto che vive il dramma ambientale, beh, questo rispetto della natura e della terra rispetto alla quale siamo ospiti e non padroni è molto significativo. Ma mi verrebbe da dire, direttore, che dovremmo festeggiare la terra e ricordarci di cosa dobbiamo fare per tutelare, insomma, gli ecosistemi tutti i giorni dell'anno, adesso al di là della data simbolica, ed è uno dei motivi per cui coinvolgiamo i bambini, non tanto, dicevo, loro per fargli vedere un simbolo in una giornata particolare, quanto perché noi probabilmente gli adulti, insomma, abbiamo fallito in questo senso, e invece ci aspettiamo che i più giovani possano portarci fuori da questa pandemia con tanto coraggio, con tanto slancio e con un atteggiamento diverso nei confronti, appunto, del creato. 100 alberi che piantiamo qui in questo impianto con fiore all'occhiello di Chimambiente, per una società partecipata che mira sempre di più a chiudere il proprio ciclo dei rifiuti e a diventare un'icona dalle nostre parti di economia circolare. Vogliamo dare il nostro contributo in questa maniera alla terra.